Buongiorno a tutti, lo scopo di questo video tutorial è molto semplice: fornirvi una guida al corretto svolgimento dell'elaborato sul romanticismo. Dopo aver raccolto le informazioni fondamentali dai video indicati nella consegna, prevedere un'introduzione in cui darete una definizione molto generale di romanticismo. Nel corpo centrale vi soffermerete sul contesto storico, approfondirete poi l'origine del movimento in Germania con lo Sturm und Drang e illustrerete le tematiche romantiche. Infine approfondirete il rapporto tra il romanzo epistolare Le ultime lettere di Jacopo Ortis e la nuova sensibilità romantica. Soffermiamoci sul corpo centrale. Nel primo punto vi si chiede di ricostruire il contesto storico-culturale. A tal proposito vi consiglio di recuperare gli appunti di storia relativi al periodo in cui si sviluppa il romanticismo. In primo luogo dovrete circoscrivere l'epoca in cui appunto si sviluppa il romanticismo, che è quella della Restaurazione. Qual è la caratteristica fondamentale di questo periodo storico? Nonostante il tentativo di restaurazione del precedente assetto politico voluto dal Congresso di Vienna, l'età del romanticismo è caratterizzata da mutamenti radicali che si oppongono a questo tentativo di restaurazione dell'ordine precedente, e cioè un'epoca di grandi rivoluzioni. Perché? Questa è anche l'epoca in cui si affermano la classe borghese e il suo sistema di valori. Un valore centrale, un valore chiave del sistema borghese è sicuramente la ricerca dell'utile e del profitto. A questo aspetto si lega un concetto che nel video, in uno dei tre video, è soltanto accennato, anche in maniera confusa, vale a dire la mercificazione dell'opera d'arte. Che cos'è? È la riduzione dell'opera d'arte intesa in senso lato, cioè di un qualsiasi prodotto culturale, da un libro a un quadro, tanto per intenderci, a bene di consumo. Perché si verifica questo? Cioè perché, diciamo così, per usare un'espressione molto brutale, un romanzo diventa l'equivalente di una scatola di biscotti, cioè viene prodotto in serie e destinato a un pubblico di consumatori, non di fruitori di cultura? Questo fenomeno è strettamente legato all'affermazione della borghesia e di uno dei valori chiave della borghesia, cioè la ricerca dell'utile e del profitto. In uno dei tre video si parla di ferrovie, non ci interessa, quindi sorvolate, non è fondamentale. Il secondo aspetto del corpo centrale, forse quello più complesso, riguarda le tematiche romantiche, che nei tre video sono proposte in maniera un po' confusa, senza un ordine prestabilito, ed è quest'ordine che voi dovrete ricostruire. Per la trattazione, diciamo così, non superficiale ma ampia e approfondita di questo aspetto del corpo centrale, vi suggerisco, anzi vi invito caldamente, a prendere in considerazione i materiali di approfondimento che potrete trovare nel sito Lettere preromantiche. Lo conoscete già perché l'avete già usato per l'esercizio che avete svolto sulle ultime lettere di Jacopo Ortis. Il primo aspetto in ordine di importanza che dovrete discutere è questo: proprio il rifiuto della razionalità illuminista e l'attenzione per il sentimento, per la sfera irrazionale della natura umana, compreso l'inconscio. Ricordatevi che il romanticismo è una risposta, un tentativo di rispondere alla delusione delle istanze di rinnovamento culturale, politico, portate avanti dall'illuminismo, che poi, diciamo così, non si sono verificate, come dimostra appunto il tentativo di restaurazione del Congresso di Vienna. Al fallimento della ragione illuminista come strumento di interpretazione e di dominio della realtà, il romanticismo reagisce, se vogliamo, riscoprendo la sfera dell'irrazionale. Un secondo aspetto chiave è il rapporto con la natura, in particolare, legato a questo, una diversa visione della bellezza del paesaggio, ma della bellezza in generale, che trova la sua espressione nel concetto di sublime. Vi invito pertanto a rivedere gli appunti su questo argomento che abbiamo affrontato in relazione ai dolori del giovane Werther. Terzo,
punto fondamentale è la figura dell'eroe romantico e il conflitto io-mondo. L'eroe romantico si identifica con l'artista perché, quarto e ultimo punto, è la riscoperta del passato, delle radici storico-culturali e in particolare del Medioevo, periodo storico che l'Illuminismo aveva, diciamo così, sottovalutato e anche fortemente criticato. Nel Romanticismo si torna a guardare al Medioevo come, diciamo, la culla, se vogliamo, dell'identità storico-culturale del popolo, quindi c'è la riscoperta delle proprie radici culturali e soprattutto la riscoperta del concetto di patria. Per questo aspetto vi invito a prendere in considerazione gli appunti sul concetto di patria, appunto, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. E veniamo al terzo e ultimo punto del corpo centrale, che riguarda appunto le ultime lettere di Jacopo Ortis. Questo romanzo, che Foscolo inizia a scrivere nel 1796, ma che di fatto pubblica nel 1802 in una prima edizione, poi nel 1817 nell'ultima, è un'opera che sotto molti aspetti anticipa la nuova sensibilità romantica perché, in un certo senso, è costruito sulla falsariga dei Dolori del giovane Werther, un'opera appunto che, come abbiamo visto, è preromantica. Quali sono questi aspetti su cui dovete soffermare la vostra attenzione? Innanzitutto il rapporto con la natura, la visione dell'amore, il conflitto io-mondo e infine il concetto di patria. Per ciascuno di questi aspetti recuperate il lavoro che avete fatto sulle ultime lettere di Jacopo Ortis, in particolare per i punti A, B e C. Per il punto D vi serviranno gli appunti sull'incipit del romanzo che trovate nel sito Lettere preromantiche che vi ho appena indicato. Fate tesoro di queste indicazioni e soprattutto una raccomandazione molto importante: non copiate dai video, ma rielaborate il più possibile, anche attenendovi alla falsariga del video, ma rielaborate. Buon lavoro!